Eccellenza, in questi pochi istanti di intervento desidero fin da subito ringraziare il collega alla giustizia Ugolini per aver portato in aula e all'attenzione delle istituzioni e dei consiglieri un corposissimo lavoro fondamentale per il nostro Paese e che era, come abbiamo detto fin dall'avvio della legislatura, uno dei importantissimi obiettivi di legislatura, e su questo credo che dobbiamo rendere, diciamo, merito all'attività del collega e di tutta la sua struttura, compreso chiaramente anche chi del gruppo di lavoro ha portato il suo fondamentale contributo. Sono rimasto un po' sconcertato, lo dico in chiave prettamente politica, da alcuni interventi o da alcune affermazioni di interventi dei colleghi, in particolar modo quando il consigliere Morganti afferma nella sua, diciamo, considerazione di carattere generale che la democrazia sia arrivata a un punto di non ritorno, facendo riferimento al fatto o lamentando il fatto di una scarsa condivisione da un punto di vista di lavoro oggi prodotto. Consigliere Morganti, se dovessimo pensare al livello di democrazia che anche nella scorsa legislatura ci siamo tutti quanti dovuti subire proprio all'interno di questa sala, sicuramente il mio intervento potrebbe o finire qui o proseguire per ulteriori ore. Visto che non ho tempo a disposizione, mi fermo sul rassicurarla che il testo presentato è in prima lettura e sono sicuro che sia il segretario o chiunque altro componente del Congresso di Stato ha e avrà la volontà di confrontarsi sia nelle sedi opportune, la Commissione per la Giustizia, sia in tutte quelle che politicamente riteniamo anche in maniera parallela poter convocare. Per cui la prego, visto che lei è uomo di Stato e persona di cultura, di utilizzare anch'esso la terminologia più corretta. Sulla parte del provvedimento, bene, benissimo aver riprecisato un ordine all'interno del Tribunale, e devo dire che con l'avvento del Presidente Canzio, del dirigente del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino, credo che questo ordine incominci a farsi notare. Lo dico in funzione da osservatore di quello che può essere lo svolgimento ordinario del lavoro del Tribunale, lo dico a seconda delle puntuali relazioni che il collega alla giustizia porta in Congresso di Stato. Credo che quell'ordine, da un punto di vista pratico e logistico, stia di fatto arrivando. Ma bene aver introdotto all'interno di una riforma che riguarda l'ordinamento giudiziario, tra i primissimi punti, quell'ordine che fa riferimento proprio agli operatori del Tribunale. In tante circostanze questo può risultare implicito, a volte anche nei confronti degli operatori, da un punto di vista professionale, può risultare fastidioso, ma anche qui, visto e considerato ciò che è accaduto negli ultimi anni all'interno del nostro Tribunale Unico, sottolineo, nostro Tribunale Unico, unica struttura che deve garantire sostanzialmente il potere giudiziario all'interno di un piccolo paese come il nostro, beh, quella circostanza implicita non è stata, e quindi ritengo che sia stato doveroso all'interno del lavoro poterlo portare come accento di partenza. Bene aver distinto, come diceva poc'anzi anche il collega Scarano, determinate figure che erano rimaste all'interno dello sviluppo del nostro ordinamento completamente nell'incertezza. Vedi per esempio il procuratore del fisco, che spesso e volentieri si trovava addirittura in conflitto nell'esercizio anche delle proprie funzioni, quando era magari nella fase preliminare di un procedimento o all'interno dello stesso procedimento. Bene abbiamo fatto a chiarire
le forme disciplinari anche nell'esercizio delle stesse funzioni dei nostri magistrati. Bene, benissimo abbiamo fatto a chiarirle, proprio anche in questo caso alla luce di quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, denunce e controdenunce nel corpo della magistratura, ricusazioni di ogni genere da parte di chi era sottoposto, per esempio, ad un'attività di carattere giudiziario. Bene, benissimo. Come bene, benissimo abbiamo fatto a riformare, o riformeremo, tutta la parte del Consiglio giudiziario, perché credo che anche in questo caso l'ordine da un punto di vista istituzionale viene ristabilito. Anche nel numero dei componenti. 22 persone all'interno di un organismo istituzionale importante e fondamentale come quello è qualcosa di aberrante in termini di funzionamento all'interno di strutture piccole come quelle previste all'interno del nostro Paese. Quindi grazie a tutti coloro che ci hanno